dire latenti e lente, ma incidono parecchio sulla salute dei lavoratori. Stiamo parlando delle malattie professionali e di malattie professionali si può anche fare prevenzione. Ne parliamo col direttore dello Spresal, il dottor Santo Alfonso. Innanzitutto, dottor Alfonso, lo Spresal è un acronimo che significa? Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Quindi vedete che stiamo parlando proprio di quei controlli che vanno a colpire laddove c'è un rischio reale di contrarre delle malattie. Sul lungo periodo però, perché le malattie professionali non è che si sviluppano subito. No, allora la malattia professionale insorge, a differenza, come un danno alla persona comunque, come l'infortunio che è un danno alla persona. La differenza sta tutta, che tutte e due sono in occasione di lavoro. La malattia professionale per una causa diluita nel tempo, invece l'infortunio per una causa concentrata nel tempo, nel giro di massimo un turno di lavoro. Quindi quando noi parliamo di infortunio è perché avviene immediatamente almeno in un turno di lavoro. Invece la malattia professionale è per una causa, quindi esposizione a degli rischi in occasione di lavoro per lungo tempo. Lo sviluppo può essere dopo anni. Ci sono malattie professionali che si manifestano, specialmente tumori, anche dopo 40 anni dell'esposizione. Quindi la malattia professionale è questa. La malattia professionale si dice anche così perché l'INAIL l'ha inserita nell'elenco delle malattie professionali. Quindi quando uno ha una malattia professionale, un lavoratore, non deve dimostrare di aver avuto il contatto col rischio. È già dentro, a differenza delle malattie da lavoro, che invece è il lavoratore che deve dimostrare che è stato a contatto con un rischio. Senta, quindi questo è per, a livello legale, per capirci, se no non... Però le malattie professionali sono sempre esistite da quando esiste il lavoro. Certo. Ma c'è sempre stato questo controllo oppure no? Allora, il discorso non è soltanto dei controlli, il discorso è il rischio deve essere eliminato, deve essere ridotto. Allora, i lavoratori, i datori di lavoro sanno perfettamente di questo. Già dal 1700 Ramazzini si accorse, per esempio, che un tumore, per esempio, negli spazzacamini era più frequente proprio negli spazzacamini, non in altri lavoratori. Era il tumore dello scroto e si chiamava, è stato uno dei primi casi di dire, nel 1700 già si sapeva già questo. Quindi non è una cosa recente, è una cosa che c'è sempre stata. Il problema sta tutto nel fare in modo che l'esposizione sia minore possibile e ridurla al minimo o a eliminarla addirittura. Quindi noi in passato abbiamo avuto malattie professionali che erano presenti, che venivano riconosciute ed erano tipo le silicosi, c'erano le asbestosi, c'erano le malattie per esposizione a metalli pesanti, tipo il saturnismo, l'esposizione a cadmio, l'esposizione a mercurio e via discorrendo. Tutto questo adesso si ha molto meno. Noi abbiamo adesso poche silicosi nell'anno. Registriamo invece una situazione inversa per alcune malattie, non esistevano neanche per esempio alcune malattie tipo dei movimenti ripetuti e adesso abbiamo malattie ripetute. Quindi le malattie professionali sono malattie del loro tempo, certamente. Si riferiscono in base al periodo. Hanno a che fare con l'ergonomia, quindi che significa avere un posto di lavoro ben sistemato, invece alcune malattie, per esempio, alcune sono scomparse, per esempio nei contadini, per esempio le alveolite estrinseche, che erano malattie di tipo quasi allergico e poi come forme di tipo polmonitico per quanto riguarda la ispirazione di spore del fieno ammuffito. Adesso perché sono scomparse? Perché la conservazione del fieno viene fatta in maniera diversa, quindi in posti molto più aereggianti, quindi il fieno non si ammuffisce. Ecco, e allora, quindi c'è una differenza anche tecnologica. Fare una domanda, ma adesso che siamo nell'era tecnologica per eccellenza, ci sono le malattie professionali da... uso esagerato dei PC, dei mouse, dell'elettronica? Certamente, ci sono questi tipi di malattie. Per esempio, una volta ce ne sono tanti ipoacusie, adesso ce ne sono di meno. Per quanto riguarda l'elettronica, certamente ci sono patologie che hanno a che fare con l'uso scriteriato, per esempio, di alcuni mezzi informatici.
Abbiamo tutta una serie di malattie che sono collegate oltre che ai movimenti ripetuti anche al burnout, al mobbing. Certamente, certamente, cioè il non sentirsi soddisfatto all'interno del posto questo di lavoro. Questo una volta non si infatti affrontava. Un datore di lavoro, tra tutti i rischi che deve valutare adesso, c'è anche quello per esempio per la... lo stress lavoro correlato, cosa che una volta non si pensava, perché una volta i rischi erano soltanto fisici, chimici e basta, e poi ecco, collegato all'infortunio all'organizzazione. Il rischio veniva addirittura pagato, no? E una volta il rischio veniva pagato, chi rischiava veniva, quindi c'era una monetizzazione del rischio. Adesso non è più così, adesso non è più così da un po' di anni, cioè già negli anni 70 i lavoratori hanno capito che bisognava intercettare il rischio, far capire ai datori di lavoro, e quindi che hanno capito che era meglio avere un patto tra lavoratori e datori di lavoro per cercare di migliorare il posto di lavoro, che era nell'interesse di tutte e due, anche dal punto di vista economico. Ecco, allora dottor Alfonso, un consiglio al datore di lavoro. Ma il consiglio al datore di lavoro, lui al di là che deve rispettare le norme che ci sono, ma non è tanto quello, il consiglio è che è meglio fare delle buone valutazioni del rischio, cercare di ridurre i rischi, perché sicuramente è un vantaggio sia per se stesso prima di tutto, perché avrà sicuramente un prodotto, un manufatto di qualità che non gronda sangue, ecco, che non gronda situazioni di malattie. Bene, grazie dottor Alfonso. La ringrazio. Alla prossima. Va bene.